Daniela, Stefania e Sonia, ciao! Ciao a tutti, oggi vi proponiamo un dolce tipico della Sardegna, i cardinali. Gli ingredienti sono 200 g di farina 00, 200 di zucchero, 3 uova, mezza bustina di lievito, mezzo bicchiere di latte, mezzo bicchiere di olio e un limone grattugiato. Ora stacchiamo le uova con lo zucchero, grattugiamo il limone, poi pian piano mettiamo la farina. Setacciamo la farina, ricordatevi che setacciare la farina è molto importante. Finiamo di mettere la farina. Adesso mettiamo il lievito per i dolci. La scorza del limone. E l'impasto è pronto. Procuratevi una teglia per muffin con dei pirottini di questa grandezza. Ora l'impasto è pronto e li riempiamo. Ne aggiungiamo un altro poco qui. Okay. Non deve essere pieno del tutto il pirottino. Fatto? Vuoi un cucchiaio in verità per me? No, ma vieni. Adesso prepariamo la crema per i cardinali. Allora, mezzo litro di latte, 150 g di zucchero, 4 cucchiai di farina 00, 2 uova, solo il rosso e la scorza di un limone. Facciamo una sorta di zabaione.
sommettiamo il latte sul fuoco. Sommettiamo il latte sul fuoco. Poi aggiungiamo la farina nelle uova. Adesso abbiamo messo la farina. Aspettiamo un pochino. Aggiungiamo il limone. Mettiamo le uova nel latte. No, Dida. Il latte è abbastanza caldo. Adesso giriamo sino a quando non si addensa. Ecco qua, la crema è pronta. Buono. I tortini stanno iniziando. Quelli di giù stanno. Allora, i tortini sono stati preparati, cotti. Ne abbiamo preparato due per farvi vedere il risultato. Adesso ve lo facciamo vedere anche in diretta. Ora prepariamo la bagna. Acqua, al kermes e zucchero. Potete fare mezzo bicchiere di al kermes e la metà della metà di acqua e un cucchiaio di zucchero. Allora prendiamo il tortino, facciamo una sorta di tappo, ok. Circa 2 cucchiaini di crema. Prendiamo il tappo. E lo mettiamo così. Neanche lo zucchero. E questo è il cardinale. Facciamo anche questi. Una volta che sono pronti tutti, una bella spolverata di zucchero vero. Adesso vi facciamo vedere anche l'interno. Ecco qua. Adesso lo assaggiamo. Ottimo. Vabbè, lo assaggio anche io allora. Così ingrassate. Non fa niente. Buono. Buonissimo. Allora, per questa ricetta occorrono 500 g di farina 00, 180 di zucchero, un cucchiaino di vaniglia liquida, oppure anche una vanillina va bene, 125 di latte, 2 uova, 100 di
burro e una bustina di lievito per dolci. Poi ho messo 80 g di pepite di cioccolato bianco e 80 cioccolato fondente. Allora, metto il burro, io l'ho già tagliato a pezzetti, e lo zucchero. Lo schiaccio con la forchetta. Il burro va bene a temperatura ambiente. Ok. Adesso metto le uova. Un cucchiaino di vaniglia. Così. Metto anche il latte. Così. Adesso metto la bustina del lievito. Allora, qui ho messo il cioccolato bianco e qui metto il cioccolato fondente. Ripeto, io ho fatto due impasti. Adesso lavoro leggermente, così il cioccolato va un po' dappertutto. Ecco qua. Ok. Ok. Prendete dei pezzettini di pasta e allungate leggermente, così, e poi mettete nello zucchero e poi nella teglia. Ecco qua. Questi sono quelli con il cioccolato fondente. Ecco. Allora, anche bianco. Con il cioccolato bianco abbiamo finito, gli altri stanno cuocendo. Ok,
vuole ancora un'altra teglia però, voilà, a posto. Aspettate, sempre così e poi tagliamo. Che sono più piccoli. Ok. Allora, questi sono quelli al cioccolato, io ho quasi finito. Inforniamo a 180 gradi, più o meno 25-30 minuti. Allora, questi sono quelli al cioccolato, io ho quasi finito. Inforniamo a 180 gradi, più o meno 25-30 minuti. Sono buonissimi. Adesso li mettiamo così. Questi sono quelli più piccoli. E con il cioccolato bianco. Ecco qua, abbiamo terminato. Questo è il risultato dei biscotti, sono buonissimi, ve lo garantisco. Adesso io li metto dentro il barattolo di vetro, questi perché sono freddi. Possono mettere anche dentro una scatola, buoni per la colazione. Con questa ricetta io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Thank you.
involtini di zucchina. Gli ingredienti sono il macinato 500 grammi, pane grattugiato, latte, una zucchina grattugiata e due uova e un po' di prezzemolo. Tutto ciò quanto basta. Naturalmente ve ne accorgete voi la densità della, la consistenza della carne. E poi vi faremo vedere come procedere. Ok, adesso stiamo preparando il ripieno. Abbiamo fatto una sorta di una polpetta, praticamente sono gli ingredienti delle polpette. Adesso Stefania mischia tutto. Taglia le uova. Adesso tagliamo le uova. Le uova naturalmente intere. Il ripieno l'abbiamo fatto. Ora prendiamo una pirofila. Ci mettiamo un filo di olio, non so quanti litri me ne escano. Comunque un filo, dai. Dai, così va. Così. Noi l'abbiamo già preparato uno. Adesso vi facciamo vedere come facciamo. Facciamo la polpetta. Facciamo una polpetta. Prendiamo la zucchina. Togliamo così. Prendiamo la pancetta. Questo è il risultato, lo mettiamo qua, ecco, questo è il risultato. Adesso mettiamo un po' di pane grattugiato sopra e un po' d'olio. Poi mettiamo al forno per 20 minuti. A quanti gradi? 170. Per 20 minuti. Ok, lo vedete? Gli involtini di zucchina stanno cuocendo, stanno iniziando la loro doratura. Sono pronti. Adesso li lasciamo freddare e poi dopo li assaggiamo. Adesso vediamo un po', assaggiamo. Sembra buona la pancetta, buonissima. Dove devo assaggiare? Devo assaggiare l'aga di un divento, sì. Oggi prepariamo una ricetta semplice per preparare dei cornetti di pane. Gli ingredienti sono 400 g di farina, un cucchiaino di sale, 50 ml di olio d'oliva e 180 ml di acqua tiepida e 8 g di lievito di birra. Dove io l'ho già messo dentro per sciogliere. Mettiamo l'olio. Bene, lavate tutto bene.
Per ultimo mettiamo il sale. Lavorate bene la pasta per qualche minuto. Lavorate bene l'impasto per qualche minuto. Mettiamo a lievitare. Ecco qua. Questo è il risultato dell'impasto. Dopo 4-5 ore di lievitazione, più o meno. Allora, lo togliamo dal contenitore. Di farina, non tanta, il mattarello stendo un po', vedete che non sono tutti della stessa mesa, non importa, anche se uno è più grande, uno è più piccolo, non fa niente. Adesso, una volta terminato, li lasciamo lievitare almeno ancora un'oretta, poi mettiamo in forno a 180 gradi. No, quello... Ecco qua, dopo un'ora di lievitazione, adesso andiamo a infornare. Ci vediamo dopo alla cottura. Ecco qua, dopo la cottura, più o meno 12-15 minuti a 190 gradi. Ecco qua. Adesso li mettiamo tutti assieme. Ok. I gourmetti sono pronti. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ecco qua, abbiamo farcito anche due gourmetti col salame. Salame, potete mettere quello che volete.